Bentrovati agli amici dell'opinione, sul numero che stiamo preparando per domani che troverete in edicola, una intera pagina dedicata al processo per il giallo di Grado. Ritornano in aula i due presunti amanti diabolici, Paolo Esposito e Ala Ceoban, e nella giornata di oggi sono stati ascoltati tre periti consulenti del PM. Si tratta della dottoressa Elena Pigli, perito biologico, che ha relazionato tracce rinvenute all'interno della villetta Esposito, del tenente Luca Gasparolo della sezione biologica dei RIS, che ha confermato la relazione della dottoressa Pigli, sostenendo appunto che le 21 tracce rinvenute nella villetta sono effettivamente tracce ematiche. E sulle tracce nei confronti delle quali ci sono delle perplessità, le perplessità sarebbero dovute molto probabilmente a questioni tecnologiche, cioè una tecnologia non in grado di rilevare il contenuto biologico di queste tracce perché dilavate o per altri motivi di deterioramento. Abbiamo poi assistito alla deposizione del maresciallo Lorenzo Giampieri, che ha lavorato come consulente informatico del PM, anche lui dei RIS di Roma. È molto interessante la deposizione di Giampieri perché si tratta dell'uomo dei RIS che ha studiato il contenuto del computer della sede di Alleanza Nazionale, dove è stato rinvenuto materiale pedopornografico, il computer di Casa Esposito e il computer di Ala Ceoban. Sono emersi due aspetti interessanti. Il primo è legato al materiale pedopornografico. Infatti è emerso che dal febbraio del 2009 non solo non è stato più scaricato materiale pedopornografico dal computer della sede dell'Alleanza Nazionale, ma non si è avuto più accesso a quelle immagini particolari. E il fatto è interessante perché da febbraio la sede DN chiude e l'unico ad avere le chiavi a frequentare quel locale è stato da quel momento in poi soltanto Paolo Esposito. Il fatto che non si è verificato più l'accesso su siti pedopornografici potrebbe scagionare, diciamo, Paolo Esposito da un'eventuale accusa appunto di pedopornografia. E altra questione importante riguarda, sempre sul piano della perizia informatica, riguarda un CD dove Paolo Esposito fece il backup dei dati del suo telefonino. Da questo CD risulta che nel periodo che va dal giugno all'ottobre del 2007, tra Paolo Esposito e Ala Ceoban sono stati scambiati circa 11.000 messaggi. 11.000 messaggi dal contenuto che potrebbe rivelarsi fondamentale e interessante ai fini dell'accertamento della verità processuale. Un saluto a tutti e buona lettura. Bentornati, edizione ricca quella di domani dell'Opinione. Parleremo di vari casi della cronaca cittadina, a partire dal tragico incidente dell'anziano deceduto in via Vicenza, fino all'arresto di un pirata della strada da parte della polizia stradale. Parleremo anche del caso della casa di cura di Gradoli, su quale sta indagando la procura. Inoltre parleremo di vari altri casi, l'arresto degli usurai e di altri spacciatori di piccolo calibro a Viterbo. Seguiteci e rimanete con noi.